Tekken, il franchise videoludico creato da Namco nel 1994, tra i primi del genere ad avvalersi di grafica 3D, approda sul grande schermo grazie alla regia di Dwight Little. Chi sarà il prossimo campione dell'Iron Fist? Voglio iscrivermi. Incentrato sull'omonimo torneo di arti marziali, in cui numerosi protagonisti si affrontano per conquistare la sontuosa somma di denaro in premio per il vincitore, devia leggermente dalla traccia conosciuta dai fan della serie per console. Siamo nel 2039, in un mondo post-guerra mondiale suddiviso in territori governati da multinazionali. Tra queste, la Tekken, di proprietà del potente Heihachi Mishima, gestisce anche l'omonimo torneo di arti marziali, pensato per controllare la grossa fetta della popolazione povera. Proprio dal mondo dei poveri arriva Jin Kazama, mosso da sete di vendetta nei confronti di Heihachi Mishima, e non verso ogre come nel gioco, che ritiene responsabile della morte della madre. Fist vuol dire possedere il mondo. Jin decide di partecipare al torneo e, scontro dopo scontro, scopre la vera identità del padre, che nei videogame gli era già nota, fino al faccia a faccia finale con il responsabile della morte della madre. Tekken si muove quindi sul difficile confine tra fedeltà ed adattamento, riuscendo a rendere giustizia ad alcuni degli elementi che hanno fatto amare i diversi capitoli della serie Namco. Un consiglio: non lasciate il posto dopo i titoli di coda.